l'approvazione del regolamento per il controllo sulle società partecipate al Comune di Tolentino, denominato regolamento per svolgimento del controllo analogo. Illustra l'assessore, il sindaco Giuseppe Pezzanesi. Prego, sindaco. Grazie Presidente, sto estrapolando la documentazione piuttosto copiosa, ma penso che questo sarà invece un punto molto veloce, perché mi auguro e credo che anche la minoranza che ha partecipato ai lavori della Commissione, suggerendo anche degli piccoli emendamenti, insieme ai rappresentanti della maggioranza, abbia già sviscerato questo regolamento e quindi ci sia poco da aggiungere oltre a quello che è già noto alle parti politiche. Comunque questo è il regolamento per il controllo sulle società partecipate dal Comune di Tolentino, denominato regolamento per lo svolgimento del controllo analogo. Ora, se volete, io vado a leggere l'impianto della delibera, che è piuttosto lunghino, 3 pagine, e che parla delle normative che impongono questo regolamento, ma in realtà lo semplificherei dicendo che questo controllo analogo è dettato dalla legge per le partecipate e praticamente l'ente partecipante, cioè il Comune, deve esercitare, in parole povere, le stesse funzioni di controllo che lo stesso svolgimento da parte dei propri uffici incaricati anche delle società partecipate, come se fosse un'amministrazione parallela. Quindi sostanzialmente questo regolamento va a stabilire dei raggi di azione, dei campi di attuazione di questa normativa, o quindi dei codici tra l'altro di comportamento da parte di chiunque sia deputato a vario titolo a effettuare questo controllo analogo della partecipata, in questo caso per quanto ci riguarda la municipalizzata. Quindi sostanzialmente io andrei poi a leggere, oltre all'impianto del regolamento che dopo è scontato che conoscete, visto che l'avete emendato, andrei a sottolineare quali sono gli emendamenti. Quindi se per voi va bene, c'è il sunto della Commissione Affari Istituzionali del Personale, dove erano presenti almeno nel pieno della riunione tutti i rappresentanti, e che ha unitariamente deciso di apporre questi emendamenti ai vari articoli del regolamento stesso dell'impianto di delibera. Quindi io, Presidente, non so se può andare bene, ma un segretario direi... Io sono d'accordo, vediamo se i consiglieri sono d'accordo, perché gli emendamenti sono stati presentati congiuntamente, quindi in teoria, se lei li illustra, sindaco, secondo me facciamo anche in maniera più veloce. Allora vado a leggere le 2 paginette degli emendamenti che proponete, e quindi quelli sono, e poi andiamo eventualmente, se siete d'accordo, a votarlo così come è emendato l'intero impianto, prima gli emendamenti e poi la delibera emendata. Allora, ricordo che il 16 dicembre dell'anno 2013, naturalmente, quindi qualche giorno fa, la Commissione ha esaminato questo regolamento e praticamente nella seduta sono emerse alcune criticità o alcune imperfezioni che la stessa Commissione ha sottolineato in maniera unitaria. E vado a specificare. Il regolamento per il controllo sulle società partecipate del Comune di Tolentino, denominato regolamento per lo svolgimento del controllo analogo, appunto, il Presidente della Commissione, constatata la legalità della seduta, dichiara aperta la stessa e illustra in linea generale la bozza di regolamento di trattazione come trasmessa interamente alla convocazione. Viene aperta la discussione e la discussione viene incentrata sugli articoli più significativi, cioè articolo 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 18. Viene richiesto un intervento naturalmente del segretario generale per chiarire lo contenuto degli stessi articoli e vengono chieste queste modifiche. Allora, articolo 18,2, circa le modalità di esercizio dell'accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali. I commissari viene deciso di presentare un emendamento su questo punto nel Consiglio Comunale per chiedere la soppressione dei commi 2 e 6. I commi 2 e 6, per chi non l'avesse letto, dell'articolo 18 recitano, per essere chiari, il comma 2 dice: la richiesta, diceva almeno prima di essere emendata, la richiesta per quanto riguarda il diritto di informazione e accesso agli atti dei consiglieri comunali
comma 2 prevedeva: la richiesta deve pervenire al sindaco accompagnata da apposita dichiarazione che trattasi di richiesta effettuata per l'esercizio del proprio incarico e ritenuta utile a tale fine. Il sindaco inoltrerà la richiesta alla segreteria della società che la evaderà in 30 giorni a ricevimento. Ecco, questo era il comma 2. Il comma 6 prevedeva: nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino elementi di riservatezza, la questione dovrà essere tempestivamente segnalata al sindaco del comune socio. Ecco, questo era l'impianto dell'articolo 18, così come presentato nella prima stesura. Questi due commi dell'articolo 18 la Commissione propone di toglierli, quindi di eliminare il comma 2 e il comma 6. Chiaro? Fino a qui? Perfetto. Poi andiamo avanti. Inoltre, da parte della Commissione viene proposto di riscrivere l'articolo 9, primo comma, terzo capoverso, così come leggo: su richiesta del Comune, la partecipazione alle sedute di Consiglio di Giunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e o persona delegata al fine di assicurare la completa informazione da parte di personale dotato di idonee competenze e conoscenze. Invece prima, all'articolo 9, comma 1, capoverso 3, così recitava. Allora, al capoverso 3 c'era invece scritto: la partecipazione, virgola, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o persona delegata al fine di assicurare la completa informazione da parte di personale dotato di nuove competenze e conoscenze. Quindi sostanzialmente non si discosta di molto, è un mero errore materiale che viene corretto e che giustamente è stato notato da parte della Commissione. Fino a qui ci siamo, va avanti. Poi, sempre sul regolamento, viene proposto di modificare per il primo anno il termine di quell'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, indicando il 28/2/2014 anziché, quando previsto originariamente, 31/12. Quindi, per chi ha sotto mano l'articolo 12, è facile vedere questa modifica. Vado avanti. Allora, in pratica sono tutti qua gli articoli emendati, e c'è solo un emendamento che io ho saltato, l'articolo 1, e lo dico subito, quindi vi riepilogo tutti, ma sono questi tre più l'articolo 1, dove si dice alla fine del primo comma aggiungere, quindi andiamo sull'articolo 1 del regolamento, che non mi è comparso nel riepilogo, ma è alla fine del lavoro della Commissione. Sul controllo analogo, all'articolo 1, alla fine del primo comma, cioè comma numero 1, aggiungere: in caso di società partecipate con plurimi affidamenti, il presente regolamento si applica solo alle gestioni in house. Ecco, mi sembra molto chiaro, cioè questo non era previsto prima e quindi la Commissione ha voluto specificarlo, mi sembra anche giusto e corretto. Quindi gli emendamenti sono all'articolo 1, così come vi ho detto poc'anzi, all'articolo 9, così come modificato il primo comma, terzo capoverso, all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, quando riguarda il termine, cambiandolo il 31/12/2013 con il 28/2/2014, e l'articolo 18, dove vengono tolti i commi 2 e 6 che riguardavano le modalità di richiesta dei documenti, quindi questo è quanto. Quindi io credo che i consiglieri sappiano ovviamente la materia e l'abbiano sviscerata, e credo, Presidente, che si possa andare, per economia dei lavori, ad una veloce approvazione del presente regolamento. Grazie. Grazie Sindaco, c'è soltanto una persona, un consigliere che ha chiesto brevemente la parola, il consigliere Mercorelli, prego. Anche lei, scusi. Un'osservazione veloce, sempre l'articolo 18, articolo che oggettivamente è ridondante rispetto alla legislazione che già tutela, già definisce in maniera chiara e precisa tutte queste modalità di accesso dei consiglieri. L'articolo 4 ricita a sua volta la richiesta, quindi ora modifichiamo o togliamo anche il 4, perché si cita: la richiesta dei consiglieri dovrà contenere, a fronte del fatto che i consiglieri devono fare una richiesta al sindaco, c'è il fatto che gli eventi di riservatezza saranno segnalati tempestivamente, tale aspetto, no, scusate,
Il segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge è già scontato, cioè non è che arriva a dire il consigliere deve seguire le cose, si ricita la richiesta, arriva a dire, per di più. No, volevo dirti, non credo, con tutta la bontà del mondo, non credo che questa possa essere eliminata, perché questa fa riferimento ai casi di privacy, di riservatezza determinati dalla legge, specificatamente determinati argomenti. Quindi non è generico sul fatto che prima gli abbiamo eliminato il 2 e il 6, comprendimi, non è che abbiamo eliminato il 2 e il 6 laddove il sindaco doveva essere un tramite per inoltrare le richieste e quindi va bene, abbiamo evitato questo passaggio e quindi ogni consigliere può attingere eccetera, però ci sono casi come la legge chiede riservatezza ed è una riservatezza generica dovuta a specificati casi previsti dalla legge che non sono specificatamente inerenti a questi due paragrafi e quindi è molto più ampio come spettro d'azione, quindi non può essere eliminato perché è un richiamo alla legge, questo almeno secondo l'interpretazione del sottoscritto e della legge stessa. Finisca per finire. Concordo in senso in linea di massima, ma appunto perché sono questioni di legge, sono già determinate a prescindere dal fatto che sono scritte più o meno, ma lo dicevo per ripulire da tutto quello che era il surplus, tutto qua, è indifferente. Grazie consigliere Mercorelli, prenotati a parlare il consigliere Riccio e il consigliere Ceselli, per alternanza ne ha facoltà il consigliere Ceselli, prego consigliere. Grazie Presidente. Dire che la discussione è stata alquanto approfondita in sede di commissione e ringrazio la consigliera Riccio che ha dato parecchi suggerimenti e insieme abbiamo condiviso tantissime situazioni perché effettivamente si pensava all'inizio che utilizzare l'opportunità di segnalare una richiesta specifica al sindaco potesse essere, come dire, più semplificativo. Questo invece è stato ritorno che poteva allungare i tempi e allora si è deciso di un accordo di eliminare quell'articolo, cioè di quel comma. Il problema vero qual è? Cercare di trovare delle soluzioni che abbiano la possibilità di controllare, tra virgolette, ma mica tanto, le partecipate e in questo caso noi abbiamo la partecipata che è la SSM, che siamo proprietari del 98,9%. È chiaro che noi dobbiamo avere, come dire, un ascendente forte, perché siamo i massimi proprietari, detto terra terra, per cui avremo tutto il diritto di verificare come accade. E a maggior ragione ogni consigliere di questo Consiglio Comunale ha il diritto di effettuare delle azioni ispettive nei confronti di questa azienda, in modo che noi sappiamo, in qualsiasi motivo, capire come stanno andando le questioni, fermo restando che comunque oggi come oggi abbiamo un amministratore delegato che è in grado di relazionarci sistematicamente e il suo impegno c'è stato in questo Consiglio Comunale che semestralmente può venire qui a riscontrare e a chiedere dietro la nostra richiesta, naturalmente, tutto ciò che noi magari abbiamo non chiaro. E questo è fondamentale perché questo non è mai accaduto. Non è mai accaduto, specialmente in un'azienda che noi sappiamo oggi come oggi che sta in una situazione, come dire, particolare e questo amministratore legale sta lavorando in modo fantastico. Quello che mi preoccupa è che questo qui non è stato fatto prima, perché oggi non avremmo avuto questa situazione. Quindi sono ben lieto che ci sia questa collaborazione vera, concreta e ringrazio pubblicamente tutti i commissari che partecipano. Grazie consigliere Ceselli, prego consigliere Riccio, ne ha la facoltà. Grazie Presidente. Io volevo sottolineare, in effetti, così far condividere un po' con il consiglio tutto un aspetto della discussione che poi penso sia quello più saliente, non perché non lo sia, insomma, la tutela dei diritti in capo ai consiglieri di accedere direttamente, ma in fondo sono dettagli rispetto al punto della situazione, che è quello appunto dell'articolo 1, quindi un
legato prevedendo che in caso di società partecipate con plurimi affidamenti il presidente, il presente regolamento si applica solo alle gestioni in-house. Questo discorso è stato approfondito perché in effetti un controllo così stringente e anche così una gestione così infiltrata, esattamente come è quella degli uffici comunali, perché qui con questo tipo di controllo analogo l'amministrazione si comporta rispetto alle società esattamente come si dovrebbe comportare riguardo agli uffici comunali, quindi è un controllo molto, molto serrato. Nella premessa vengono citate diverse ordinanze del Consiglio di Stato, si parla della concreta possibilità di influenza determinante, una sorta di amministrazione indiretta nella gestione del servizio, controllo assoluto sull'attività della società. L'amministrazione deve esercitare sulla società un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che in concreto costituisce parte della stessa amministrazione, con la quale viene a trovarsi in condizione di dipendenza finanziaria e organizzativa. Quindi qui la discussione in effetti è stata nel merito se, come era stata proposta, applicare questo tipo di regolamentazione a tutte le società partecipate. In realtà alla fine è stato, con mia soddisfazione, condiviso il principio che è opportuno invece limitarsi alle società a gestione diretta in house e in particolare nel caso appunto della nostra azienda, dell'ASM, a prevedere nel caso che ci siano diversi settori di attività che questo controllo venga esplicato solo su quelli che vengono gestiti. Anche perché poi rispetto ad esempio, notavamo all'articolo 4, all'acquisizione e cessione di partecipazione, questo limite, no, del 30%, l'operazione riguarda quote inferiore al 30% del capitale sociale, si rischierebbe di andare davvero a ingessare l'attività delle società in modo decisamente non giusto. Quindi penso che si è su questo addivenuti a una regolamentazione buona che rappresenta davvero. Un ultimo aspetto era, come veniva evidenziato peraltro proprio dal segretario, in realtà, un po' per rispondere al collega Ceselli, in realtà questo tipo di controllo era già in essere, era già regolamentato, quindi voglio dire, non è che senza questo strumento, questa regolamentazione, che è comunque un passo avanti, però questo è per la gestione in house, quindi voglio dire, è un problema che si pone adesso. In realtà a livello anche di normativa eccetera, come viene proprio come è stato confermato dal segretario, come viene riportato anche nella premessa del documento, del documento istruttorio, era un tipo di controllo che già poteva essere spiegato, quindi che già era in essere, perché non è che non è mai stato controllato e controllare l'attività, era giusto una puntualizzazione. Grazie. Grazie consigliera Riccio. E allora, se siete d'accordo, possiamo proseguire con le conclusioni del relatore. Fatte le conclusioni del relatore, andiamo alla votazione. Prima degli emendamenti e poi dopo sindaco come relatore, se può concludere. Sì, no, velocemente, che non ho niente da aggiungere se non simpaticamente che dire alla Loredana che se avessi, che hai letto due o tre articoli, io ho evitato di farlo e di spiegarlo approfonditamente perché per agevolare il consiglio, ma se mi dicevi che lo facevi, leggevo io all'inizio, era una cosa simpatica che ti voglio dire, perché se no io ho premesso, andiamo avanti spediti, ma hai detto di sì, poi ti sei messo a leggere gli articoli, allora lo facevo io che ero redattore, tutto qua, ma non fa niente, ma va bene lo stesso. Allora andiamo a votare, va bene così, e grazie per il lavoro che avete fatto in commissione. Grazie sindaco. Allora adesso andiamo alla votazione per quanto riguarda gli emendamenti. Il consiglio è pregato di alzare la mano se accoglie tutti gli emendamenti presentati. Chi è favorevole alzi la mano.
Gli emendamenti sono passati all'unanimità. Chi è favorevole ad accogliere la delibera così emendata, alzi la mano. Unanimità, segretario, è necessaria l'immediata esecutività? Della delibera. Soltanto della delibera. Allora, votiamo per l'immediata esecutività della delibera. Approvato, all'unanimità, andiamo avanti.